non so, adesso ragiono un secondo, insomma, ad alta voce. Mi hai fatto ragionare su questa cosa che effettivamente ho scelto di rasarmi così di colpo i capelli durante le regole del fuoco. Lì sicuramente era già iniziato effettivamente questo processo di cambiamento, questo percorso. Inconsciamente le mie volontà di cambiare evidentemente partivano già da queste piccolezze, no? Adesso davvero sto pensando ad alta voce, mi ci hai fatto ragionare tu in questo momento. Quindi sì, credo che già in quel momento io sentissi il bisogno di cambiare qualcosa, ma forse non avevo ancora capito cosa, perché infatti i capelli sono tornato a quella di prima. Diciamo che innanzitutto, cioè io penso che sia una scelta molto coraggiosa la mia, perché comunque sono stato conosciuto come Daddy. Ho realizzato delle cose importanti come Daddy, soprattutto in un'età anagrafica particolarmente bassa, cioè avevo 18 anni. Però allo stesso tempo io credo che davvero sia importante Dennis in questo, sotto questo aspetto, sotto questi termini, no? Quindi sì, il processo che c'è stato è naturalmente dovuto dal fatto che sia a livello artistico che a livello umano ci fosse un reale bisogno di essere Dennis. Forse sì, cioè nel senso, diciamo che non, hanno vissuto in parallelo per tanto tempo, però poi realmente non si sono mai vissute. Cioè, diciamo che la mia testa, probabilmente anche frutto del fatto che quando mi è successo tutto non ero estremamente pronto, comunque piccolo, ho dei ricordi confusi. Alcuni ricordi sono di Dennis, alcuni ricordi sono di Daddy. Cioè, per esempio, raccontavo, parlavo qualche tempo fa con mia mamma e con mio padre di questa cosa. Che io ricordo del primo concerto. Il mio primo concerto è stato in Svizzera, a Bellinzona, al Castello Neir. Ed è stata la prima volta che ho suonato live, la prima volta che ho cantato fuori da amici. Ed loro erano venuti a vedermi, io figlio di genitori separati e tutto quanto. E quindi è stata la prima volta che siamo stati di nuovo tutti insieme in qualche modo. Infatti io ricordo di prima del concerto, della felicità nei loro occhi, del bellissimo momento. È il dopo che abbiamo cenato tutti insieme, ma del concerto in sé non ricordo nulla. Cioè, è come se io non ci fossi mai salito sul palco. E so che è una cosa molto strana e molto forte, però è la realtà. E questa cosa mi è successa sotto diversi aspetti. Quindi è lì che ho capito che, cazzo, Dennis e Daddy non si stavano incontrando, stavano vivendo due vite a sé e non poteva esistere questa cosa. Quindi niente, la mia è solo una volontà di essere me stesso sempre e potermi godere appieno tutti i momenti. Sì, ma io credo che, guarda, sia stato giusto così, cioè nel senso, credo molto nelle leggi karmiche, nelle leggi dell'universo e credo che la direzione che abbiano preso le mie diverse strade sia stata la più giusta, cioè nel senso, tutto quello che mi è successo mi ha insegnato tanto, io sono fiero di quello che sono oggi, dell'artista che sono diventato e dell'uomo che sto diventando. E lo devo sicuramente alle cose belle e brutte che mi sono successe, alle consapevolezze che ho preso e al positivo che sono riuscito a trarre io. E quindi non rimpiango niente in assoluto. Guarda, no, sinceramente non ho paura, ma non per qualcosa, cioè io ho vissuto così tante cose per quello che riguarda le emozioni, per i risultati, per le cose, per come potessero andare, per come sono andate o per come non sono andate. Che realmente ho capito poi quali sono le cose che mi interessano davvero, le cose che mi importano. E quindi nel momento in cui io mi sento sereno e tranquillo, va bene tutto. Cioè, tutto un più. Però in primis bisogna essere sereni con se stessi. Io probabilmente non lo ero più come detto. Ma devo dire che sono rimasto particolarmente stupito dalla reazione delle persone che mi seguono, insomma. C'è stato un sostegno tanto forte, elevato a livello numerico proprio, che sinceramente non mi aspettavo, non era scontato. Cioè, poi, soprattutto gran parte del mio pubblico ovviamente arriva da amici e quindi sono tanto affezionati a quell'idea lì, no? E quindi abbandonare il loro pupillo in qualche modo, per prendere quello che ha scelto di essere senza sapere che cosa sarà è sempre complicato. Invece davvero, ho trovato tanto tanto sostegno e sono particolarmente stupito da questa cosa. Quindi non vedo l'ora di far uscire la canzone a questo punto e vedere come va.
stata una nostra volontà, è stata una mia volontà, nel senso che proprio perché abbiamo scelto di presentarci con la verità più assoluta di quello che è Dennis, era giusto mostrare delle fragilità anche in un periodo come l'estate, che è probabilmente sovrappopolato, sovraffollato di musica up tempo, piuttosto che reggaeton, rap, tutto ciò che siano. Quindi per me era importante mantenere questa verità e questa mia linea. Infatti, cioè, nel senso, va bene così, cioè, noi non ci aspettiamo nulla, noi vogliamo semplicemente far parlare la musica, e poi la realtà è che la gente è malinconica, triste, arrabbiata pure d'estate. Cioè, Ah sì, sicuramente. quindi penso che sia giusto e possa rappresentare tranquillamente tutti, tanto quanto una canzone leggera che puoi ascoltarti la sera durante una bevuta. Beh, in realtà non l'ho fatto. Non ho sintetizzato niente con questa canzone, probabilmente l'ho sintetizzato in un disco intero, cioè quello che arriverà. Penso che un altro nome parli solo di una piccola parte della medaglia, no? Una piccola parte di tutto quello che sarà, una piccola fetta, però comunque racconta quella fetta lì, che è una fetta reale, una fetta che è esistita, che ho vissuto sulla mia pelle e ho cercato di raccontare con le mie immagini. Poi magari avrei potuto fare di meglio, magari avrei potuto fare di peggio, però quelle sono le mie immagini. Ma allora, sicuramente il pre-ritornello. Cioè, tipo, ci ho fatto casa mia con quei muri che mi hai messo davanti. Cioè, è secondo me un immaginario molto forte per quello che riguarda il significato della canzone. Cioè, essendo che la canzone può essere interpretata sia come amore verso qualcun altro, quindi come una relazione, che con l'amore verso se stessi, e sia quando noi scegliamo di non parlare, di non aprirci con gli altri e chiuderci nella nostra solitudine, nel niente, che poi non ha un riscontro e quindi è solamente nocivo, e farne una casa, propria, con dei muri del genere che noi stessi abbiamo messo, sicuramente qualcosa di nocivo. Allo stesso tempo, per quello che può riguardare una relazione d'amore, è proprio quel momento in cui, dopo che si è vissuti, dopo che si hanno vissuto delle cose forti, inizia a crearsi un distacco, e invece che discuterne, invece che, insomma, aprire un miglioramento con il dialogo, si sceglie di mettere dei muri davanti, e allo stesso tempo anche la capacità di sapere convivere con i muri dell'altra persona, no? L'andare oltre dei limiti di una persona è, penso, la più grande forma di amore. Cioè, venirsi incontro per stare bene insieme. Se sei la mia tristezza, domani avrei un altro nome. È sempre questa, è un'altra frase della canzone, che poi è quella che si ripete negli hook del ritornello del drop. Insomma, significa proprio questa cosa qui: se oggi sei qualcosa che mi ha fatto male, domani sarai per me un insegnamento, domani per me sarai qualcosa che non mi farà più male nello stesso modo, perché l'ho già vissuta una volta. Prendo ad esempio i pugili per fare una metafora fisica. Cioè, se tu prendi il cazzotto per la prima volta sul naso, ti fa male, la seconda volta un po' meno, la terza meno ancora, la quarta non la senti più. E impari a evitarlo anche, forse. Esatto, allo stesso tempo impari anche ad evitarlo, perché il primo l'hai preso dritto, il secondo l'hai preso di lato e dici: aspetta, mi può arrivare sia di fronte che di lato, quindi che faccio? Ma abbasso, magari il terzo lo schivi. È un po' quello il senso del: se sei la mia tristezza, domani avrei un altro nome. Io continuo a chiamarlo film con i miei amici. E ogni tanto dico: ragazzi, guardiamo il film. Ma perché davvero è perfetto, cioè racconta esattamente quella che è la canzone, racconta esattamente l'idea che ne avevo io. È molto crudo, come è cruda la canzone, a parere mio. È molto forte ad impatto visivo. E secondo me rappresenta benissimo poi tutti i cambiamenti che ci sono stati anche nel mio essere artista. Cioè, magari, ecco, sicuramente trovare un'interpretazione più dura, più rude, più vera. E allo stesso tempo anche il video racconta questa verità con molta cinematografia, però questa verità. Hai avuto dei riferimenti in termini di visual? Sì, il video è ispirato a Fight Club, quindi della lotta con se stessi e dell'esatto. Sicuramente a livello sonoro completamente, nel senso che
ci saranno tante sfumature che magari fino ad ora appunto non si sono mai sentite su di me, ma su di Dennis si sentiranno sempre, perché secondo me saranno poi l'aspetto caratterizzante di quello che è questo nuovo progetto e di questo nuovo percorso. Entro la fine dell'anno almeno altre due canzoni, tre le sentite, oltre questa. In realtà mi rendo conto che poi la canzone che conosco di più di quest'estate è Sesso e Samba. Terribile, cioè quando parte in macchina Sesso e Samba, Sesso e Samba. Anche il pezzo di Tananai e Annalisa è molto bello. Bello per quello, cioè il fatto di... Cioè, è interessantissima questa cosa qui, questo contrasto. Guarda, in realtà non ascolto musica estiva, questa è la verità. Quindi ogni tanto metto la top 50 e la lascio andare, anche 30 gradi per dirti, ho sentito. Però, boh, nel senso, io ho i miei ascolti, ho la mia playlist che lascio andare quando non voglio essere troppo impegnato a livello di cervello musicalmente. E poi ci sono degli album che magari non conosco di certi artisti, che mi metto in macchina e li lascio andare fino a che non me li imparo. Però non sono molto da musica estiva, cioè a meno che non sale qualcuno in macchina e prende il mio telefono e mette la musica, io non difficilmente la cerco, ecco. Mi piacerebbe sicuramente collaborare sia con Tananai che con Annalisa, mi piacerebbe tantissimo. Poi chi secondo me è un fenomeno attualmente è Olly. Sì, Giulia con Olly da Olli. devastante, sì, ma in realtà già Polvere secondo me aveva spaccato, cioè è un progetto fighissimo, lui è un grande artista. Spero di poterci collaborare un giorno, immagino che un giorno collaboreremo, spero, mi auguro. Mi piacerebbe tanto collaborare con Night e con Easy. Però, Tutti certo. artisti che hanno una scrittura molto vera, molto, molto propria. Voglio far uscire prima tutta la musica che serve e poi torniamo a suonare come si deve. Ci sta, così c'è un bagaglio nuovo Sì, e no, importante. ma ne ho bisogno io. Cioè, io in primis ho bisogno di suonare la musica nuova. Io ho una volontà mia di raccontare quello che mi è successo in questi 2 anni, cioè. Quello che mi era successo l'ho vissuto e l'ho già raccontato, adesso voglio raccontare quello che mi è successo ora. Ho dato tanto da fare sia nello studio che nella scrittura soprattutto davvero ho scritto tantissimo, ho letto tanti libri e penso che questa cosa si percepirà in quello che sarà.